Ecco, frate Francesco, noi falchi l'abbiamo convertiti e i falchi come falchi l'adorano il Signore. E poi, frate Francesco, pure i passeretti abbiamo convertiti. E pure i passeretti, come passeretti, per conto loro, gli sta bene. L'adorano il Signore. Ma il fatto è che fra di loro si sgrugnano, si ammazzano. E che ci posso fare io se ci sta la classe dei falchi e la classe dei passeretti, che non possono andare d'accordo fra di loro? Che ce puoi fa? Ma tutto ce puoi fa con l'aiuto del Signore. Come sarebbe a dire? Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che dovete andare a insegnare ai falchi e ai passeretti tutto quello che non hanno capito e che voi dovevate fargli capire. Come? Come? Bisogna cambiarlo questo mondo, fra Ciccillo. È questo che non avete capito. Un giorno verrà un uomo dagli occhi azzurri e dirà: sappiamo che la giustizia è progressiva e sappiamo che man mano che progredisce la società si sveglia la coscienza della sua imperfetta composizione e vengono alla luce le disuguaglianze stridenti e imploranti che affliggono l'umanità. Non è forse questa avvertenza della disuguaglianza fra classe e classe, fra nazione e nazione, la più grave minaccia della pace? Andate e ricominciate tutto da capo, in lode del Signore. Andiamo, Ninè, ricominciamo. Su. Andiamo su, figlio mio, non t'avvili. Non t'avvili. Coraggio, coraggio, andiamo, su. Allegri.